Allora, video al volo, lo sto facendo con il telefono, non lo so come si fa, ci provo, vediamo insomma come viene. Sto facendo questo video al volo perché c'è una signora così tanto carina che mi scrive, scusate anche della luce, non so neanche come funziona, forse c'è anche troppo filtro, credo, comunque va bene. Allora, molto carina che si pone delle domande su quanto riguarda le collaborazioni. Le ho detto, guarda, se riesco, riesco. Se riesco, faccio un video al volo e vediamo un po' se riesco a rispondere alle domande, anche se insomma ci siamo parlati e tutto quanto. Lei era molto curiosa per quanto riguarda le collaborazioni, che non riesce a capire le dinamiche. Allora, noi ci viene, noi YouTubers, almeno io parlo di YouTubers, ci viene proposto, che so, una collaborazione. Tramite quello ci sono degli accordi, ogni azienda ha accordi diversi. Diciamo, io una delle prime, certo non posso svelare proprio tutto perché non è giusto nei confronti delle aziende, però una delle prime collaborazioni che ho fatto è, diciamo che ho, come posso dire, libertà di poter fare e ordinare quello che voglio. Certo, non è che posso fare degli ordini eccessivi, però mi dicono sempre di sì. Io insomma sono onesta, non è che mi metto a prendere tutto il magazzino, e tramite quello ci sono gli accordi di quanti video, e lei mi fa delle domande, dice se ci sono i costi di spedizione, cioè noi come facciamo a sapere i costi di spedizione? Ovviamente noi ci informiamo perché dobbiamo comunque parlare di un'azienda e ci dobbiamo informare delle spese di spedizioni, dei tempi e di tutto quanto, perché comunque lo dobbiamo dire, perché se piace un articolo è anche giusto che ci segue, le cose devono essere assolutamente trasparenti, no? Per quanto riguarda l'ultimo video che ho fatto, è una nuova collaborazione, come chiedeva anche insomma delle le spese sono tante, di 15 euro. Mi sembra che loro fanno solo questo tipo di spedizione. Insomma, vado di corsa. Molto di corsa, e insomma loro fanno solo questo tipo di spedizione. Ci sono degli accordi, arriva un'email, ci chiedono la collaborazione e molte accettano le condizioni e altre no. Per esempio, a me se mi viene chiesto delle cose, ecco, che non mi piacciono, dico no, a me non piace, non va bene. Io ho avuto anche di altri siti mi sono chiesto per due sacchettini di berlina da 5 grammi, 5 grammi, fare un tutorial. Totalmente impossibile, cioè no, non me ne importa niente delle berline. Se è una collaborazione devo avere libertà. E libertà si intende che se io devo fare uno o due video, anche un tutorial, che c'è comunque un grande impegno insomma, per noi, no? È un grande impegno creare una cosa nuova, eccetera. Certo, non posso farlo per tre perline, questo è normale, no? C'è un dare e avere. Ci sono degli accordi, però ognuno di noi sa come si mette d'accordo. Io su un'ultima collaborazione ho detto subito di no, perché non mi piaceva, il budget era molto ristretto, c'erano delle condizioni che non mi piacevano, ho detto no. C'è stata una lunga trattativa finché poi non siamo arrivati a un punto di intesa. Per cui, per quanto riguarda me, sono molto, molto attenta. Io posso parlare per me perché io delle altre non lo so, non so come si mettono d'accordo, però certo se arriva un sito e mi dice, guarda, mi fai, che ne so, tre video per, non puoi spendere più, cioè di 10 euro, ovviamente dico no, perché il tempo per me, ma non è quanto 10 euro, che prendo due cose per fare tre video, totalmente, non riesci neanche a farli tre video, no? Questo, scusate per la luce, perché non sono capace con il telefono. Infatti lei mi ha chiesto, ma quando fate le collaborazioni vi mettono un budget? Ho scritto le domande. Angela, sì, ci mettono un budget, però noi possiamo dire no se il budget è basso. Io l'ho detto, dico no e arrivo a una trattativa se loro vogliono. Posso dire le mie condizioni, per cui ci sono dei scambi di email finché non si arriva a un punto di incontro, no? È quello che volevo dire. Se mi viene proposto 20 euro, fai tre video, ti dico no. Oppure voglio libertà, posso anche ordinare 10 euro di cose, se vogliamo parlare proprio di prezzo, no? Però mi interessano quelle cioè, da fare vedere, faccio soltanto quelle. Però voglio libertà, io parlo per me,
Per le collaborazioni voglio libertà, certo non vado a prendere 500 euro di materiale, scelgo le cose che mi interessano, io le propongo, loro mi dicono sì, mi dicono no e se mi dicono no non faccio i video, cioè è tanto semplice, no? C'è un dare avere, cioè se loro vogliono noi per pubblicizzare delle cose, ovviamente serviamo in questo. E poi dice voi pagate le spedizioni? Assolutamente no. Noi parliamo di spedizioni perché ci informiamo tramite di loro come avviene la spedizione. Poi ovviamente noi facciamo un ordine che non paghiamo nulla e questo ordine che arriva noi ci accorgiamo di quanto tempo ci mette e tutto quanto. Dobbiamo dire tutto perché se io parlo di un articolo e sono falsa, che non mi piace, cioè tradisco chi mi segue, no? Ovviamente devo anche scegliere chi collaborazioni fare, non lo posso fare con tutti. Se io l'ho fatto con la Risina, anche, ma ne deve arrivare anche un altro di un'altra collaborazione, io ho scelto liberamente, non mi hanno detto no, però sta anche a noi, certo, non è che loro ti possono proporre, mi fai la collaborazione di due pacchetti di perline, io posso dire no, posso dire sì. Insomma, questo è, ognuna di noi sa come si mette d'accordo, non siamo tutti uguali, cioè loro hanno un target, nel senso, decidono di come fare. Poi ci cambiamo delle email e ognuna di noi sa quello che vuole. Io posso volere in un certo modo ed altre invece in un altro. Per esempio, ad altre va bene se arriva poco perché non gli interessa, io voglio altre cose, eccetera, eccetera. Insomma, le collaborazioni, quanto riguarda noi, del materiale gratuito che arriva, ma serve anche per mostrare e per far vedere delle cose, no? E questo è un mezzo YouTube, possiamo farvi, cioè lo può fare una makeup artist, lo può fare con il trucco make-up che gli arrivano tonnellate di mascara, di rossetti, eccetera, gratuiti, non lo possiamo fare noi con le perline, però non è il discorso di Angela, per carità, Angela non contestava questo, era semplicemente curiosa di alcune cose e mi faceva piacere rispondere perché è molto molto carina. Mi sembra di aver detto tutto. Poi questo sta al limite delle aziende, chi scegliere delle YouTubers, oppure le YouTuber stesse fanno le domande all'azienda. Nel senso, io su una di una resina l'ho fatta io, l'altra invece l'ho ricevuta, ultima che deve arrivare. Nel senso, quello che voglio dire, ognuno sa quello che fa in casa propria. Questo è il discorso, no? Io sono molto, molto sincera perché se una cosa mi piace oppure un perno che è troppo largo lo dico, oppure però per un'altra creativa quel perno può andare bene, oppure a una creativa non va bene, che ne so, uno strass invece per me va bene. Questi sono anche gusti personali e anche il modo di recensire un prodotto come vogliamo, no? Per questo che poi scegliamo noi che siamo dietro a un tablet e quale YouTuber se seguire, se la recensione ci piace oppure no. È anche una curiosità vedere prodotti nuovi, cose nuove, insomma, questo serve, no? Perché noi non acquistiamo, io acquisto continuamente perline o piattine e non mi vengono regalate, non è che tutto ci viene regalato, ma per carità, insomma, questo non è. E mi sembra di aver risposto a tutto, credo. Io sono contenta, ecco, di aver ripreso dopo le vacanze e spero lunedì di fare una live, possiamo discutere di qualsiasi cosa. E ho nuovi progetti, tutorial che devono arrivare, sono veramente indietro, indietro con tutto. Però ho detto al volo, ho accompagnato i bimbi a sport, ho detto vado su, faccio il video e ecco, scappo di nuovo. E sono contenta di questo video perché insomma, se può aiutare non solo Angela, ma aiutare anche altre persone che non capiscono, no? Dice, ma questi YouTuber se ci fanno vedere questi prodotti, ma ci prendono per sceme, quando per esempio posso vedere la stessa cosa sotto casa o che ne so, a un mercato, a un negozietto che io ho.
Non tutte, io parlo per l'Italia, non tutti abbiamo lo stesso negozio o le stesse cose vicino a noi, no? E purtroppo siamo costretti, come io, delle piattine non le trovo sotto casa, le devo per forza ordinare. E altre persone invece abitano vicino a negozi che hanno, per esempio, le piattine che gli piacciono a loro vicino casa e non le devono ordinare. Questo serve e basta, ho detto tutto. Ho detto veramente tutto. Io ho 10 minuti, ho parlato, mamma mia, io non so, non farò il montaggio, lo invierò così, come viene viene, scusatemi, e seguitemi su Instagram, luana.dolciriflessi, perché lì caricherò soltanto le foto delle creazioni, che spesso non metto nell'altro profilo. Lo volevo unire, ma non è il caso, perché poi, insomma, c'è un po' di confusione, invece quello è tutto bello. L'ho sistemato per bene, mentre ero in vacanza. Un bacione a tutti, un bacione a Angela. E ciao ciao, ci vediamo nei prossimi video. Sicuramente domani un altro, un altro. Ora farò quasi forse tutti i giorni video perché sono indietro. Un bacio. Ciao, come si spenge? Qua.